ieri mi ero messo a scrivere, è quello che avrei detto questa mattina, ma non ci sono riuscito perché gli occhi si inumidivano troppo, tanto da non vedere lo schermo, o meglio, lo schermo si vedeva, ma non le parole che andavo a scrivere. E allora non ho scritto nulla, me lo sono ripassato questa mattina le cose che volevo dirvi. Spero di arrivare fino in fondo, che la commozione, ecco, non influisca più di tanto. Volevo fare, dividere l'omelia così, una prima parte, commentiamo le letture, poi ho qualcosa io da dirvi personalmente, proprio tu per tu, come persone che hanno camminato insieme. Bene, la prima parola sulle letture è bello, io mi ricordo quel bellissimo saluto di Paolo agli anziani di Efeso, quando lui lasciava la comunità, ma lui andava incontro al martirio poi. Io grazie al cielo dopo anche un altro tipo di martirio, quello dei corti, dei buchi del rosso, un altro martirio che ha a che fare con l'amministrazione, sempre un bel martirio. Ma dicevo, Paolo salutava la comunità e ha detto queste belle parole: vi affido alla parola di Dio. Tutti noi siamo affidati a questa parola di Dio, e per quello che vale la pena un momento, perché è quello che il Signore oggi vuole affidarci, no? A queste belle parole. Abbiamo letto nella prima e nella seconda lettura il fatto di due vedovi, la vedova di Elia e poi questa vedova che metteva la sua offerta al Tempio. Qualche piccolo approfondimento avrebbe detto solo qui, perché qualcuno dice due spiccioli, qualcuno dice ha buttato qualche centesimo di euro, non era così, lo dice, ha gettato i spiccioli del valore di un soldo, e il soldo era la paga giornaliera di un operaio. Quindi non è che valore degli spiccioli, ha buttato la paga di una giornata. Era poco confronto ai ricchi che buttavano molto di più. Però notate, mi piace sempre il pubblico, bastano qualche centesimo. No, dai quello che puoi. Questa vedova ci insegna, ma al di là di questo, che non è una questione di soldi, è una questione di donare. Sia la vedova di Zarepta con Elia, che davanti a questo profeta, pur avendo niente, disposto di ascoltare il profeta. E sappiamo la storia, l'abbiamo appena sentita, come non mancò mai il cibo. Quando tu doni, non vieni mai a mancare. Questa è la parola di Dio, che va bene anche noi, perché noi pensiamo sempre, quando noi doniamo dobbiamo privarci di qualcosa, di entrare noi nelle difficoltà. Non è così. Chi dona non entra mai nelle difficoltà, perché è sostenuto da Dio, e Dio non farà mancare. E questo è il primo richiamo, di non aver paura a donare il mio tempo, quello che posso avere, le mie forze. È nel dono che tu vieni arricchito. Il Signore non ti impoverisce mai, ti rende sempre più ricco. Forse a volte non capiamo il piano della ricchezza, noi pensiamo che l'unico piano sia quello economico, ma non è lì. Non ti farà mai mancare il necessario, ma ti renderà ricco. E il Signore non toglie mai, il Signore dona. E in questo bel passo nel Vangelo di questa vedova, di cui Gesù è attento, no, a quello che faceva, e dice agli apostoli: guardate, quella vedova, anche se quello che ha messo sembrava poco, eppure ha dato tantissimo. Cioè il Signore non fa ragioniere, non tiene conto di quanto. Tieni conto dal tuo cuore, quanto il tuo cuore è aperto al
qui ci viene incontro alla seconda lettura, dove viene richiamato che noi cristiani doniamo non tanto le cose, ma come Gesù siamo chiamati a donare noi stessi. Perché Gesù ha fatto così, ha dato se stesso. Quello è il dono più grande. E come sogno una comunità dove ognuno dona se stesso agli altri. Cioè impara ad essere aperto, attento, rispettoso delle cose della comunità, perché è il dono che io faccio di me stesso a tutti i miei fratelli. E allora qui mi aggiungo l'altra parte, proprio pensare al dono che dobbiamo fare. Io ricordo che mentre sia da seminaristi e gli spirituali che si facevano durante, non so più se era forse prima del diaconato, avevamo riflettuto sul celibato sacerdotale. E io ho pensato così, che il celibato sacerdotale, è ovvio, è non avere relazioni con l'altro di tipo sessuale, ma il vero celibato è che tu non puoi legare il cuore a nessuno, perché il tuo cuore non ti appartiene più, il tuo cuore appartiene a Dio. Questo è il senso del celibato. E quindi dovrai amare le persone, ma non quello che vuoi tu, ma quello che il Signore pian piano metterà sulla tua strada. E devo dire anch'io, nella mia vita mai avrei pensato di venire dopo l'ossola, no? In tutti questi 6 cambiamenti che ho avuto, mai avrei sognato di andare a Borgo Maniero, né di venire dopo l'ossola, né di andare a passare giovanile. Però il celibato centrale è questo, è il mio cuore di Dio, e si fa fatica, non credete? Tutti voi sapete bene come il cuore ha bisogno di incontrare un altro cuore. Però tu devi dire, c'è un punto che il Signore ti chiama lì, poi ti chiama di là. Tu devi essere disponibile, perché questo è il tuo celibato, questa è la tua obbedienza. E per questo sei sacerdote, no? Altrimenti facevi un'altra strada. E quindi io ho letto anche la chiamata del vescovo a fare le cose diocesano così, in questo momento, dopo un po' di anni, attraverso la voce del vescovo, il Signore ti chiede di servire la Chiesa in un'altra maniera. Ma perché la diocesi abbia il necessario per poter continuare la sua opera, non per arricchirci, ma solo per continuare a fare la sua opera di evangelizzazione di carità. Eppure questo cambiamento, ho detto, vabbè, se il Signore chiama in quel campo lì, facciamo. Non bisogna mai avere paura se il Signore scombussola i tuoi piani. È vero, non so dove vorrà portarla. Non nel senso che mi porterà adesso, in quel senso, ma nel senso dove mi porterà nella mia esperienza spirituale di conoscenza dei suoi confronti. Quello è il cammino, è vero. Però ci fidiamo. Il Signore, come dicevo prima, non toglie mai, ma la sempre di più. C'ho proprio dopo l'osso, ma mi sembrava di essere messo al confine. No, pensate di rinnovare, non è che ero già. Però ho detto di sì. E ringrazio il Signore di quel sì che ho detto quella volta. Perché Domodossola è stato per me un grande cammino sacerdotale di fede che il Signore mi ha fatto fare. E mi ha fatto fare attraverso l'incontro con tutti voi. E tutti voi vorrei mettere anche altre persone. Delle persone che in questi anni, e sono più di 1000, ho dovuto accompagnare anche al cimitero. Però sono loro anche presenti, e grazie anche a loro del cammino. Non faccio nomi perché sarebbero tanti, però tanti amici mi hanno aiutato e potuto accompagnare in quell'ultimo saluto, ma so che sono sempre presenti. E quindi vedete, questa comunità fatta dai nostri antenati, chi ci ha preceduto, e di noi presenti, sono stati per me un grande cammino, un cammino interiore. Poi vedete, bisogna sempre combattere un po' con noi stessi.
perché poi ognuno di noi ha un suo carattere, ha un suo modo di fare. Qualcuno cerca sempre di vincersi, a volte capisce che non riesce a vincersi. E questo mi ha fatto capire che molte persone bisogna essere capaci di sopportarci, non nel senso di dire va bene, sei lì, ma nel dire che so che anche tu hai quella difficoltà, non riesci a vincere quella difficoltà, ma io ti porto lo stesso, porto con te la tua difficoltà. E questa è la bella cosa, ecco, io con voi ho camminato 11 anni, cioè 11 qualche mese, ma sentendo la ricchezza di Gesù che passava attraverso di voi. E tante cose veramente le ho fatte non da solo, ma con voi. Ed è questa la cosa bella, fare le cose insieme. Poi chiaro, un po' mediato anche per caratteri, però che mi chiedo scusa di quello, specialmente quando molti mi dicevano basta e non ci saluti, ma non è che salutavo perché, ma perché ero talmente preso con i miei pensieri che non mi accorgevo delle persone, non è che facevo perché non so qualcuno che... Ed è un aspetto negativo del mio carattere, quindi chiedo perdono, ma non l'ho mai fatto perché non volevo salutare, non volevo stimare, perché ero assorto. Lo so che è un aspetto un po' brutto, mi chiedo scusa di questo, e anche tante altre cose. Quindi ho camminato con voi e ringrazio il Signore per tutti gli anni. E se mentre dico mi passano tanti volti, tante persone, è bello, perché c'è una storia. Anche qua mi sono accorto com'è bello camminare insieme. Qualche anno fa, 2 anni fa, ho fatto con un amico il cammino di Santiago, a camminare a piedi, e ho capito la bellezza. A volte si parlava, a volte stava in silenzio, ma si camminava insieme. E questa è la bellezza del cammino, di non essere soli, ma di avere accanto qualcuno. È importante questo, anche nella vita. E qui ho avuto anche una bella cosa che mi avete dato, mi avete fatto maturare su questo. Qualche volta c'è in noi, o c'era anche in me, c'è ancora un po' la superbia, di non aver mai bisogno di nessuno, ma di essere capace di fare tutto bene. È bello amare, darsi agli altri, fare le cose, ma è uno sbaglio questo. Me ne sono accorto in questi anni. Perché nella vita bisogna sì amare, ma bisogna anche lasciarsi amare. Perché tu non basti a te stesso. Devi vincere un po' la tua superbia e il tuo orgoglio. Non puoi far meno dell'amore degli altri. E questa è una cosa che mi avete insegnato. Ma non bisogna io per la mia anima. Perché nessuno di noi è superiore a un altro. Nessuno è più grande di un altro. Siamo tutti bisognosi uno dell'altro. Ed è così bello tendersi la mano. No, è come nella vita matrimoniale, no? È così. Uno ama e si lascia anche amare. Perché altrimenti non ci sarebbe la vita coniugale. Questa è la bellezza, di amare e di lasciarsi anche amare. Poi sapete, ognuno ha un poco secondo le sue capacità, ma è bello quello. Questa è la capacità di comprendere le cose, comprendere l'altro. Le tante cose che abbiamo fatto insieme, ognuno se ne ricorda, non c'è bisogno che io le leghi. Ognuno conserva i suoi bei ricordi, io ne ho tantissimi. Perché questo tempo è stato un tempo ricco per me. Vi dico, vado via con grande dispiacere, non ho paura di dirlo. Ti hanno promosso, sì, vabbè, però se lo diceva adesso il vescovo, gli avrei detto di no, lo dico subito. Perché ho già visto le cose da affrontare, però sì, si è dato e si va avanti. Però insomma, a me spiace molto, proprio perché vivere insieme con voi era un po' la famiglia. A voi non sembra, ma per un parco il tornare qua era tornare nella sua casa, il trovare la sua gente la domenica era trovare la sua famiglia, dove c'era un affetto vicendevole,
Questo vi mancherà tantissimo, perché voi sapete che poi in Puglia non è molto una famiglia. La diocesi è una grande famiglia dove però tu non hai questo contatto diretto, mentre nella comunità sì, il poter battezzare, portare al cimitero qualcuno, accompagnarlo, qualche visita all'ammalato, i ragazzi da preparare il catechismo, no? Tanto è vero che ho preparato una generazione, no? Perché coloro che ho preparato, che ho battezzato, li ho portati alla crescita quest'anno. Per quanto mi avete insegnato, perché fare il parroco si impara, nessuno viene qui sapendo cosa fare. Uno impara, e impara da quelli che il Signore gli ha messo lì, come il padre, no? Uno impara a fare il padre dai figli che ha. Nessuno inizia, è nato padre, no? Si impara. E con i figli che hai, non con quelli che vorresti avere. Ma questo è bello. Questo io mi sono sentito aiutato a fare il pane. Perché voi me lo avete insegnato. E di questo io ve lo sarò sempre grato. E dentro di me porterò ogni giorno. Quindi quando lo scritto che sul foglietto, quando guarderò le montagne da Novara si vede subito il rosa, no? Però io so che vicino a Rosa c'è l'ossola. E quindi penserò sempre, dirò guarda, là ho degli amici, là ho delle persone che mi vogliono bene, che mi vogliono bene e che io voglio bene. E quindi non dimenticherò mai ogni giorno nella mia preghiera, nel breviario, di pensare di riservare un posto a tutti voi, perché il Signore vi faccia camminare, vi faccia crescere e dia tanta gioia. E dia anche un, possiamo dire, un contributo a perché davanti a questa situazione difficile, Don Vincenzo aveva detto risorga, sì, che l'ossa riprenda quella bella vita comunitaria, anche una vita di benessere, così come negli anni passati, e che sappia uscire da questo momento di difficoltà come una comunità. E chiudo richiamando ancora il Vangelo. Si fa comunità quando ognuno è capace di donare se stesso. Ora io lo chiedo a voi, per voi, e lo chiedo per me, come grazia di questi anni, quello di essere sempre capaci di donarsi, di mai dividersi noi stessi, di non mai mettere io, ma mettere sempre il tu, per quando io metto il tu davanti, io costruisco il noi. Se non metto il tu davanti, non costruisco il noi, costruisco sempre l'io. E quello è pericoloso, perché non ti fa crescere l'io. E chiudo con questa bella immagine, è come di quel cane che va a una pozzanghera perché ha sete, ma appena si affaccia alla pozzanghera vede il riflesso a se stesso e pensa che sia un altro cane e scappa via. Più volte fa quel lavoro, solo nel momento in cui si mette ad ambire l'acqua e sparisce la sua immagine, lui può dissetarsi. Lascia questa bella immagine, ognuno di noi non metta sempre davanti, perché finché mette davanti se stesso non si disseta nella vita, non costruisce niente. E quando dimentica la sua immagine, dimentica se stesso, che allora veramente può dissetarsi. Grazie e auguri a tutti.